Ciao a tutti. Allora, io direi che tralasciando il risultato, la prestazione di Livorno non è stata sicuramente delle migliori. Certo, poteva andare peggio, però rispetto a quello che ci ha fatto vedere, soprattutto in questo campionato, anzi direi esclusivamente in questo campionato, la prestazione di ieri non è stata, come ho detto prima, al top, ecco. Quindi direi che tutto sommato il pareggio, tralasciando anche le cose successe, soprattutto sul finale, può essere usato più giusto, perché obiettivamente, anche se noi magari potevamo addirittura andare in vantaggio sul finale, soprattutto con magari il gol, anzi il gol, l'eventuale gol sul rigore di Murillo, ma anche sull'occasione sprecata malamente da Montini, Vanghetta, che però in determinate occasioni anche il Piacenza ci ha messo del suo e Polidori ha dovuto fare un po' dei miracoli, soprattutto in particolare nel primo tempo. Quindi direi che se si va a considerare tutte le occasioni, forse il 2-2 o perlomeno il pareggio è il risultato più giusto. Sì, come ho detto prima, rimane un po' di amaro in bocca perché potevamo sicuramente concludere meglio e sfruttare al meglio il rigore sul finale, che molto probabilmente avrebbe deciso la partita, perché comunque mancava poco, anche se poi, come dire sempre, la partita finisce quando l'arbitro fischia, no? Nel senso, mi dio sempre, come credo tutti si dica sempre, però probabilmente la partita, secondo me, se Murillo faceva gol, andava, ne la vincevamo noi, andava a finire così, ecco. Piccola parentesi, fra l'altro a me queste quelle cose succedono quando c'è da battere rigore, che i giocatori si discutono fra di loro per chi batte, a me non mi piace, anche perché poi alla fine quasi sempre, come mi ha fatto fra l'altro stare il mio amico, dice quasi sempre quando si discutono i rigori è quando la vanno a tirare o lo tirano male o addirittura non fanno gol, e infatti ieri comunque si è visto. Ma questa era una piccola parentesi. Perché la prestazione di Livorno secondo me non è stata delle migliori? Ripeto, non è stata nei migliori, non vuol dire che ha fatto schifo, ci mancherebbe. Come ho detto prima, solamente non è stata bella come abbiamo visto in altre partite precedenti. Perché ho detto questo? Ho detto questo perché Livorno un po', vabbè, tralasciando il discorso sprecone, perché comunque anche se arrivi in attacco però la butti dentro, danneggia, secondo me, la valutazione, la prestazione. Ma anche perché rispetto a tante altre volte forse meno idee, meno gioco, meno palleggio e a volte clamorose disattenzioni, magari anche elementari, che purtroppo in determinate occasioni hanno permesso al Piacenza di diventare pericoloso e poi, per come è successo, di far gol. Quindi per me, riassumendo, no, il tutto, direi che sì, forse si può dare un 6, però anche se il 6 in realtà sulla carta vuol dire sufficiente, diciamo che questo 6 è più negativo più che positivo. Ripeto, dato 6 perché poteva andare anche peggio, potevamo addirittura perderla per come si stava mettendo la partita. Quindi tutto sommato una prestazione da 6. Quindi secondo me se si va a vedere il tutto, anche se, come ho detto prima, rimane un po' d'amaro in bocca, non dico che è stato un punticino d'oro assolutamente, però non è nemmeno un punto per come si erano messe le cose da buttare via, ecco. Parlando invece, come ho sempre fatto, o come quasi sempre fatto, della differenza, no? Tra primo e secondo tempo, se non è successo qualcosa, io direi di no. Diciamo che si è giocato più o meno sui stessi ritmi, chiaramente ho messo anche in conto, come sempre, il discorso di stanchezza, quindi quando a colpa 6 minuti, soprattutto tutte e due le squadre cominciano appena a accusare la stanchezza, però è stato giocato sugli stessi ritmi, forse Livorno un po' meglio, tralasciando il fatto che abbia fatto due gol nel primo tempo, ma proprio a livello di prestazione, forse un po' meglio nel primo, perché soprattutto nel secondo tempo, poi dopo l'espulsione di Borghese, eravamo in 10, quindi di conseguenza, anche se non si è vista una clamorosa differenza, sì, nei primi minuti dopo l'espulsione sì, però poi dopo siamo tornati a giocare come prima, nonostante fossimo in 10, però secondo me forse un po' meglio il primo tempo, seppur non in maniera clamorosa, no? Non con una grande differenza. A proposito dell'espulsione di Borghese, io direi che indipendentemente dal fatto che il rigore c'era o non c'era, che vabbè, volendo si può dare quello lì al Piacenza, cosa che fate è successa, al contrario di Livorno che secondo me era abbastanza, non clamorosamente resistente, lo dico. Di Borghese vi dico la verità, anche se è stato un po' un brodo a prendere il giallo nel primo tempo e poi il secondo giallo,
che ha causato l'espulsione, un po' mi è dispiaciuto perché dopo tanto si è rivisto titolare, poi Borghese si sa, è uno che a noi tifosi livornesi piace perché è cattivo agonisticamente, anche se a volte è cattivo anche in altre occasioni, però diciamo è uno che a livello di grinta non c'è da dire niente. E a me personalmente è un po' dispiaciuto che dopo tanto sono già titolare e poi prende il rosso, indipendentemente dal fatto che se lo sia meritato o meno. Però questa via era un'aggiunta come la parentesi di prima dei rigori. E niente, credo che sulla partita non ci sia da dire altro, ripeto, peccato perché alla fine, anche se non ce lo meritavamo alla grande, potevamo portarci a casa 3 punti, però per come è andata la partita, per come si era messa a tratti, soprattutto dopo essere rimasti in 10, teniamoci stretto questo punticino, anche perché Piacenza. Io no, perché sinceramente non sottovaluto mai le squadre, o perlomeno raramente quando c'è una clamorosa differenza dal punto di vista della classifica. Però il Piacenza ha dimostrato che non è assolutamente una squadraccia, che nonostante la trasferta contro la prima se l'è giocata, perché anche quando eravamo 11 contro 11, secondo me il Piacenza ha fatto un'ottima partita. Deve, fra l'altro, sul finale ringraziare comunque il portiere che ha parato i rigori. E niente, forse allungando un po' la zuppa, però poi arrivo alle conclusioni perché non c'è da dire altro. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, senza il forse, comunque sono i grandi gol di Majorino perché è stato uno più bello dell'altro. Anche se fra i due ho preferito il primo, però anche il secondo tirare così al volo di potenza e comunque tirarla in modo tale che il pallone non si alzi, perché magari in quei casi lì a parte uno la prende e vola come Dio io in piccionaia. Non è semplicissimo, quindi se ne anche il secondo gol è stato bello, non come il primo, perché a parte il primo che luce l'ha questa Sevilla, perché non è la prima volta che con il Livorno almeno fa gol del genere, però anche il secondo diciamo c'ha il suo perché, ecco. E niente, questa era un'altra aggiunta e per allungare un po' il discorso, magari qualcuno avesse visto gol, ecco. Insomma, detto questo, niente. Nonostante tutto, però, non abbiamo perso, che alla fine cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno e basta. Cioè, di altro, alla fine, ripeto, potevo essere più contento. Non dico che ora io sia scontento, però, nonostante tutto, come ho detto prima, un po' almeno a me, ma credo a chiunque, un po' d'amaro in bocca rimanga. Basta, cioè, di altro, questo è quello che è successo alla partita. Non è stata comunque una grandissima prestazione, ci tengo a precisarlo, anche se magari alla fine Livorno, come ho detto prima, sia in primis con Murillo sul rigore, ma che con Monti faceva gol, se andava a vincere la partita, non era stata sicuramente la vittoria più bella di Livorno, eventualmente. Non è successo, ci teniamo questo pareggio qua, che ripeto, per come è andata la partita, se non è giusto, e basta. Via, detto questo, niente, ci rivediamo nel prossimo commento, che come dico sempre, non so quando ci sarà, dipende dagli orari che in questo caso mi intervento al lavoro, però quando riesco a vedere la partita, o perlomeno tutta la partita, perché non mi piace fare, come già dissi in un video precedente, commenti con magari commentando il primo tempo, il secondo, guardando le highlights, ma magari piuttosto, cioè magari fare il commento se vedo tutta la partita, piuttosto non lo faccio, e eventualmente appunto porterò poi un nuovo video commento, audio commento. Insomma. Non c'ho da dire altro, è tutto. Ci rivediamo poi in un prossimo video. Se non ci servisse rivedere, buona festa a tutti. Via, ciao!